Se noi facciamo il conto del corpo elettorale che eleggerà il Presidente della Repubblica, dopo il settimo scrutinio c'è una strana formulazione che dice i 3/5 dei votanti. Quindi questo potrebbe in teoria fare eleggere il Presidente della Repubblica con 220 voti. Professor Montanari, perché si verifichi questo improbabilissimo scenario, bisognerebbe che a disertare l'aula fosse tutta o buona parte dell'opposizione. Ma perché dovrebbe farlo se appunto si oppone? Se fosse all'opposizione, lei lo farebbe? Lo sa qual è stata l'affluenza media alle votazioni del Presidente della Repubblica dal 1948 ad oggi? 98,5%. E non insista, per favore, non è vero!